Tanto rammarico e una buona prestazione contro i primi della classe. La Turris esce sconfitta dal Viviani di Potenza, nonostante una grande gara. Mister Carannante schiera i suoi con l'ormai collaudato 4-3-3. In porta d'inverno, in difesa esempio, Caso, Guastamacchi e Piacente, a centrocampo Visciano, Romano e Liberti, in avanti Roghi, Liccardi e Borrillo. Risponde il Potenza con Brezza, Biancola, Panico, Esposito, Bertolo, Coccia, Dioppa, Franza, Pepe, Siclari e Disonno. Al terzo, occasione Potenza con Franza, che sotto misura manda fuori. Al nono, ci prova Romano, conclusione abbondantemente fuori misura. Al quattordicesimo, gran punizione di Pepe dai 30 metri. Risponde presente d'inverno, che manda in angolo. Al diciassettesimo, Roghi avanza e calcia. Controlla Brezza che para. Alla mezz'ora, la Turris passa con Caso, che sugli sviluppi di un angolo dalla destra manda in estasi gli oltre 200 tifosi accorsi da Torre del Greco. Al quarantaduesimo, punizione di Roghi, pallone di poco fuori. Al 44esimo ci prova Liberti, nulla di fatto. Nel secondo tempo la Turris risponde colpo su colpo, ma alla lunga vengono fuori le individualità dei padroni di casa che prima trovano il pari con Disenso, che di testa batte d'inverno. Poi sale in cattedra Franza, che realizza due grandi gol. Prima un colpo di testa che vale il 2-1 e poi nel finale una grande conclusione che fissa il punteggio sul 3-1.